come abbiamo detto stamattina, oggi vorremmo provare insieme in questo momento che abbiamo a condividere con molta semplicità con voi un po' di cose che abbiamo capito. Ecco, non c'è ovviamente nessuna scoperta dell'America, probabilmente in parte sono cose anche note, però è sempre interessante ridirsele magari anche con parole diverse. Allora, il primo punto che abbiamo visto essere tanto importante con i ragazzi, crediamo, oggi speriamo di dire cose che siano utili oltre che agli animatori, ai genitori, anche a degli insegnanti ovviamente. Il primo punto è questo, è tanto utile, tanto importante avere chiaro questo concetto su cui giocando e in vario modo ritorniamo con i ragazzi, cioè quello della persona relazione, vedere la persona in relazione, no? Uno degli obiettivi che abbiamo e che ci sembra bisognerebbe avere è quello di educare all'incontro. Oggi è tanto difficile, lo sappiamo benissimo, ed è uno dei fondamenti anche di Up to Me, cioè non pensare all'altro come un limite alla possibilità di diventare me stesso, ma è proprio invece quel legame con l'altro che mi aiuta. È una rivoluzione anche per i ragazzi, vediamo. Se un genitore, un insegnante, se io voglio affermare il mio ruolo, cerco di far capire ai bambini, ai ragazzi o ai figli che sono io il responsabile, sono io che ho in qualche modo il comando, che loro devono rispettarlo, eccetera, eccetera, forse non vado tanto lontano, mentre invece se riesco in qualche modo a dimenticare il ruolo che devo svolgere, dimenticare di me stesso e cercare di far essere l'altro, il ragazzo in questo caso, poi ritrovo anche me stesso. Ecco, è nella misura in cui mi perdo per affermare l'altro, lì mi ritrovo. Qui i teologi ci potrebbero spiegare che è la dinamica, niente meno che la dinamica della Trinità, questa qui. Però è bello poterla riscoprire con i ragazzi, ecco, mettere sempre prima l'altro in qualche modo, e in questo modo mi ritrovo. Ecco, quindi in questo modo la visione forse della persona e delle relazioni cambia un po'. Come abbiamo accennato questa mattina, il metodo che i linguisti ci insegnano, questa parola è la strada che si fa verso un luogo, dal greco, e quindi la via che abbiamo scelto per accompagnare i ragazzi appunto è questo metodo induttivo, che non è stato per noi tanto una questione tecnica, anche se poi siamo andati un po' più a fondo con gli esperti che ci hanno accompagnato, aiutato insomma ad applicarlo in tutto il percorso per tutte le fasce di età. E più che altro, come già accennava Paolo, dare gambe a questa visione della persona. Allora, se è vero che noi consideriamo anche i più piccoli come altri Gesù, e tanto più diventano grandi, tanto più ci mettiamo in una relazione come tutor di Up to Me, ciascuno col proprio ruolo, voi come insegnanti ci mettiamo in dialogo con loro, ci sembra che questo metodo, sia dal punto di vista poi dei risultati e anche proprio per il valore che ha in sé, sia quello più rispettoso della persona in questa visione globale. Diciamo che in tutte le fasce di età il primo incontro è proprio far scoprire ai ragazzi la meraviglia della persona umana in tutte le sue dimensioni. E spesso è una scoperta per molti, perché davvero l'uomo è affascinante se riusciamo a trasmettere queste basi
si lavora sicuramente poi meglio. E quello che abbiamo visto è che apprezzano tantissimo il fatto di sentirsi loro protagonisti. Quindi, a dispetto appunto del metodo più tradizionale in cui c'è qualcuno che sa e che trasmette un sapere e di solito i ragazzi si trovano come quelli che devono ascoltare, imparare e poi semplicemente ripetere, il metodo consente loro, il metodo induttivo consente loro di tirare fuori quello che sanno perché ne hanno fatto esperienza, perché l'hanno sentito in famiglia, perché l'hanno sentito a scuola. Ed è importantissimo in questi momenti in cui loro tirano fuori da parte nostra non giudicare, essere completamente aperti a quello che ci dicono, poi lo vedremo meglio, è una fase delicatissima di questo percorso. Perché è proprio su questa base, cioè sul fatto di lasciare che siano loro i primi a costruire il nostro sapere condiviso, che possiamo pensare che imparino poi davvero qualcosa, che la conoscenza che vogliamo trasmettere si consolidi. Ormai le neuroscienze ci dicono che alcuni studi, più della metà di ciò che riusciamo a immagazzinare nella memoria a medio e lungo termine, accade perché si formano delle sinapsi stabili con i neuroni collegati ai centri più ancestrali del cervello, quelli legati alle emozioni. Quindi il mio ricordo, se collegato a un'emozione positiva, formerà una traccia stabile nel tempo. Ciò che è collegato a un'emozione negativa, per difesa del nostro cervello, tenta di essere eliminato, quindi faremo più fatica a recuperarlo. O comunque tutte le volte che lo recupereremo, insieme si porterà la sensazione che abbiamo provato e quindi la paura, una cosa negativa. Per fare ciò siamo stati anche appunto accompagnati da esperti di questo metodo e molto semplicemente penso possano essere rapidi spunti utili anche per il lavoro che fate con, sia con i bambini più piccoli ma anche con i più grandi in classe. Ci sono alcune come dire, regolette che abbiamo a mente, insomma, e cioè partire sempre da situazioni concrete quando vogliamo affrontare una tematica. Voi sapete bene che la fase del pensiero astratto si sviluppa dai 7 anni in avanti. Adesso in realtà tutte le statistiche ci dicono anche che questa maturazione avviene più in là con l'età. E quindi è importantissimo, a seconda dell'età, partire da un gioco piuttosto che da un test come abbiamo fatto stamattina, da qualcosa che li metta immediatamente in movimento, in azione. Poi ci sarà il momento in cui si possono lanciare alcune conoscenze di base, anche sempre tenendo le antenne dritte rispetto a quello che sanno. Per esempio, è interessantissimo quando si affrontano le questioni più, come dire, didattiche dell'anatomia, arrivano sempre tutti che sono molto sicuri di quello che sanno, soprattutto i più grandi, perché a scuola hanno già fatto l'apparato, tutti i vari apparati, sia alle medie, all'elementare, alle medie, poi ripetuto al liceo. E in realtà poi, quante volte noi abbiamo visto che davvero sono conoscenze scarse. Ma, di nuovo, è qualcosa che non lasciamo, come dire, trasparire loro, no? Come accompagnatori dobbiamo essere il più possibile aperti e accoglienti a quello che ci dicono. E poi insieme li si accompagna a scoprire magari aspetti nuovi di quella determinata tematica, di nuovo attraverso delle dinamiche, attraverso dei giochi mirati, sapendo che anche se dicono delle cose sbagliate, anche se nel gioco si perde, tutto ci aiuta a fare l'esperienza e quindi accumulare conoscenza. Rispettare il ritmo di ciascuno, il livello di maturazione di ciascuno
è una cosa che ci è venuta chiara fin dai primi incontri. Abbiamo suddiviso i gruppi per fasce di età, ma i maschietti sono più immaturi, le femminucce di solito sono più mature. C'è chi arriva da esperienze familiari molto diverse, culturali molto diverse. Allora, questo rispetto del livello di preparazione di ciascuno, che dobbiamo, come dire, valorizzare affinché diventi uno scambio fruttuoso per ciascuno, e di nuovo una capacità che possiamo costruirci e allenare. Soprattutto con i più grandi, lo scambio di idee tra di loro diventa un momento bellissimo, preziosissimo, tanto più appunto per noi adulti. È qualcosa che, se riusciamo a incanalare per bene, e questo richiede una preparazione poi di un clima, poi vediamo meglio come tentiamo di fare, sicuramente facilita appunto il consolidamento di quella fiducia che da un lato fa sì che loro, che i ragazzi poi tornino anche eventualmente a chiedere per questioni personali, che ci vedano come dei punti di riferimento, che non si sentano giudicati mai e che quindi possano aprirsi e dire davvero che cosa pensano. Tante volte ci dimentichiamo del ruolo che abbiamo, e io posso dirvelo anche come mamma rispetto ai racconti dei miei figli, quanto gli insegnanti sono guardati dai ragazzi con attenzione. E quanto poco mi sembra che gli insegnanti sfruttino questa opportunità meravigliosa che avete, perché davvero, soprattutto gli adolescenti, ci dicono i nostri psicologi, li dobbiamo immaginare come dei piccoli antropologi che stanno guardando fuori dall'ambito familiare quali sono gli adulti che ci piacciono, a cui vorremmo copiare un determinato comportamento, come voglio diventare da grande. Ed effettivamente allora mettersi in classe con una disposizione d'animo, con un atteggiamento anche del corpo, dicendo alcune cose, davvero può fare la differenza nella loro crescita. Ecco, tutto è centrato sulla relazione, come già vi abbiamo detto prima e abbiamo sentito bene stamattina. Dobbiamo diventare proprio dei artigiani del dialogo e dell'ascolto. E questa cosa in effetti richiede anche un po' di esercizio, perché effettivamente la prima cosa che istintivamente ci viene da fare, soprattutto quando senti magari un ragazzo che dice una castroneria bestiale, è quella di correggere e rispondere, no? Magari ti fa anche saltare sulla sedia, quello che dicono ogni tanto. Ma col tempo appunto abbiamo imparato che non è contrapponendosi in quel momento lì che otteniamo il risultato che vogliamo. Quindi il metodo induttivo ci aiuta a far sì che siano i ragazzi, i singoli, a fare e a scoprire da sé. La dinamica che si crea nel gruppo è un acceleratore bestiale di questo processo, perché insieme, se si crea di nuovo un buon clima, davvero acceleriamo a scoprire, a imparare, divertendoci. Questo effettivamente poi è un modo che i ragazzi possono portarsi dietro per la vita, perché se imparo a farmi delle domande e a non fermarmi a quello che sento e ad accettarlo così come lo sento, posso poi permettermi anche in altri ambiti di continuare lo stesso tipo di ragionamento, no? E provare anche magari in famiglia, anche a scuola, anche dove mi troverò a vivere, a appunto a domandarmi se sono di nuovo delle cose che mi fanno bene o meno. Come abbiamo già anche ripetuto, siamo noi i primi testimoni però di questo che vogliamo trasmettere loro.
E molto spesso, lo sapete, ciò che diciamo viene molto meno introiettato dai ragazzi rispetto a quello che lasciamo passare attraverso il nostro atteggiamento, il nostro comportamento. Lo sguardo che noi abbiamo su un ragazzo è quello che può fare la differenza nella vita di quel ragazzo lì, perché è quello che tanto più in un rapporto prolungato come voi potete avere nel corso scolastico degli alunni, è ciò che lo può sostenere oppure è ciò che gli può mettere addosso un'etichetta che non si toglieranno mai più. E allora effettivamente tutte le volte, per esempio quando noi tutor dobbiamo rincontrare i ragazzi, è importante che ci diciamo, spesso con mio marito l'abbiamo fatto, andiamo ad incontrarli, ma è come se dovessimo dimenticare tutto quello che è successo le volte precedenti, come se li scoprissimo di nuovo tutte le volte, con la stessa curiosità e con la stessa voglia di andargli incontro. Un esempio pratico su queste cose che ha appena detto Chiara, mi viene in mente, ce ne sarebbero molti. Io sono stato colpito sempre da come, se si instaura un ambiente di questo tipo, come lei ha un po' descritto, le cose che vengono dette e di cui si parla risultano nuove. Io mi sono sempre chiesto, ma sti ragazzi, soprattutto pensando ai 17enni, 18enni, che apparentemente scafati, sanno tutto, sul web trovano qualsiasi cosa, e poi tu li vedi, noi abbiamo presenti alla fine della sessione in cui si parla della nascita della vita, le ragazze di 17 anni con le lacrime agli occhi. Oppure ho in mente un adolescente, era alla fine delle superiori, quindi 17-18 anni, che alla fine di un'altra di queste sessioni, che era riuscita particolarmente bene, sempre su questi temi, sulla sessualità eccetera, quasi arrabbiato, si alza e con un linguaggio che così vi lascio immaginare, dice: ma perché queste cose non ci sono, non le trovo sul web, queste cose che abbiamo sentito qua, come uno arrabbiato che dice ho perso del tempo, no? Non avrei voluto saperle prima. Ecco, questo era solo per dire come l'ambiente che riusciamo a creare risulti fondamentale. Rispetto a quello che succede con i bambini più piccoli, 4-8 anni, è ovvio che il lavoro è diverso, tutto passa attraverso il gioco e abbiamo accennato, è un gioco fatto con i genitori o comunque le figure di riferimento per quel bambino lì. Ed è tutto molto centrato sull'alfabetizzazione alle emozioni e quindi vi facciamo di nuovo sentire brevissimamente un piccolo spezzone di come appunto cerchiamo di lavorare sulle emozioni, perché poi abbiamo capito che se un bambino impara a dire, a esplicitare ciò che sente, anche poi da adolescente e da ragazzo sarà più facile per lui imparare a gestire ciò che sente. È partito, ma non si sente. L'audio. È partito, ma non si sente. Ah, sì. Fallo ripartire, scusami. Sì, sono capace. Cioè di un video più ampio. Allora, abbiamo detto qualcosa sulla persona-relazione, sul metodo induttivo. Adesso tocchiamo così dei punti semplici che abbiamo visto essere importanti. Già Chiara ha accennato più volte, forse anche stamattina si è detto, l'importanza della testimonianza. Io lo ripeto con le parole di tanti ragazzi, noi di solito raccogliamo le loro impressioni alla fine dei corsi ed è impressionante soprattutto con i preadolescenti e gli adolescenti l'importanza, come diceva lei prima, quanto ci guardano come genitori, come tutor per atto mio o come insegnanti in classe. Loro stanno cercando questo riferimento e quindi possono trovarlo, forse non
Non ci pensiamo mai a sufficienza, questo. È interessantissimo perché questa è una frase che compare spessissimo. Al di là di quello che si è detto, mi ha colpito nome e cognome, Marco e Maria, perché hanno avuto pazienza, perché sorridevano, perché. Naturalmente, oltre alla testimonianza, e sono importanti anche i programmi, noi tendiamo sempre a dire che la testimonianza è la cosa più importante, però poi una parte non indifferente la giocano i programmi, anche nelle scuole è uguale, cioè lo sforzo piuttosto notevole che cerchiamo di fare è di aggiornarli continuamente in modo che ci sia sempre qualche cosa di vivo, e quindi clip, il gioco di ruolo, il test, il pezzo di giornale da analizzare, la ricerca sul web, che continuamente loro sono abituati così, no? Sono abituati a scrollare su web continuamente, quindi anche nella vita reale certamente non funzionano le lezioni frontali, anche se poi vediamo che comunque a piccoli pezzi, quindi magari 5 minuti, 10 minuti, soprattutto quando appunto il clima che si crea è buono, si riesce benissimo, penso che anche per voi sia la vostra esperienza, anche a spiegare, a dire delle cose con l'ascolto da parte loro. L'importanza del clima che si crea, questo noi puntiamo tantissimo, una parte del primo incontro di tutte le sessioni è proprio dedicata a questo, anche con i giovani più maturi, perché ci vuole e non è così scontato, perché chi arriva, soprattutto penso ai giovani un po' più maturi, e spesso ha già tante idee proprie e anche modi propri che magari ha imparato dalla web, dalla TV, da cosa vede in giro, in politica, eccetera, un modo di rapportarsi che è molto diverso dalle cose che ci stiamo dicendo adesso. Quindi di solito cerchiamo di dedicare tutto il tempo anche facendo parlare loro e invitando loro in qualche modo a contribuire a creare questo patto fatto di una serie di punti, a volte diventano tanti perché poi ognuno li suggerisce, che poi rimangono lì e ogni volta anche nelle sessioni successive in qualche modo o si vedono o vengono tenuti presenti, perché poi nel momento in cui la discussione si scalda o vorrei mettere le mani addosso a quell'altro che non sta mai zitto, eccetera, e siamo richiamati tutti a questo patto, insomma. Quindi, un po' riassumendo, proviamo a ridirvi che cosa per noi sono risultati punti fondamentali. Quindi imparare ad ascoltare senza giudicare. E noi appunto come tutor siamo, come dicevamo stamattina, prevalentemente coppie sposate. L'istinto ci viene come genitori immediatamente di provare a correggere il tiro, ecco, questo è un allenamento costante a non interrompere mentre i ragazzi ci stanno dicendo delle cose o stanno appunto tentando di tirare fuori qualcosa. Uno dei patti che noi facciamo con i ragazzi subito all'inizio quando si parte con il gruppo è di assicurarci vicendevolmente riservatezza. Questo a loro piace tanto perché li fa sentire responsabili e grandi. Quello che viene detto all'interno del gruppo resta nel gruppo. Noi come tutor non siamo tenuti a raccontare ai genitori nel dettaglio che cosa dicono i loro ragazzi, a meno che non emergano delle situazioni che sono appunto da rilevare, perché magari patologie piuttosto che eventi particolarmente significativi devono essere ovviamente riferiti, altrimenti i ragazzi sanno che quello è un ambiente in cui ciascuno può dire senza dover aver paura che poi il giorno dopo la mamma parla con l'altra o ci conosciamo con altri amici e quindi lo possono venire a sapere. E quindi il non giudizio è qualcosa che ci aiuta appunto. Sul non giudicare vi racconto una piccola esperienza che per noi è stata estremamente significativa, cioè per dirvi quanto soprattutto
la cito per i giovani sopra i 17 anni. Noi prima di cominciare a preparare qualche anno fa la parte dedicata a loro, cioè fino a 27, 28 anni, dai 18 ai 28, abbiamo fatto proprio per cercare di essere il più possibile aderenti a ciò che i giovani vorrebbero, abbiamo fatto un'indagine, insomma adesso per farla breve, un'indagine internazionale, e abbiamo mandato dei questionari con una serie di domande a giovani tra i 18 e i 28 anni. E poi abbiamo fatto anche dei focus group via Zoom in diretta e abbiamo ricevuto un sacco di risposte, abbiamo catalogato circa 14.700 risposte, quindi un discreto campione dai quattro continenti, mancava l'Australia perché non siamo riusciti a metterci insieme. E guardate, è impressionante perché sembrava che si fossero messi d'accordo indipendentemente dal fatto che vivessero in città o in campagna, in una nazione o in un'altra, in un continente o in un altro, al primo posto tutti hanno scritto, perché avevamo la domanda era quali sono gli argomenti principali che ti piacerebbe fossero sviluppati in questo corso e le caratteristiche dei tutor, come vorresti questo corso. Tutti al primo posto hanno messo adulti che non ci giudichino. Questo conferma anche ciò che tante statistiche dicono, ma noi ci ha colpito tanto. Non hanno chiesto gente su, poi anche hanno messo che siano esperti, eccetera, eccetera, ma al primo posto che non ci giudichino, che permettano di creare degli spazi in cui noi possiamo parlare, tirare fuori tutto, senza il timore di qualcuno che subito ci azzanni. Io personalmente sono stato molto colpito da questa. Un altro aspetto che abbiamo visto, soprattutto con i più grandi, ma anche con i meno grandi, quello che i psicologi chiamano la riformulazione, cioè non solo cercare sempre di ascoltare fino in fondo, senza interrompere prima, ma anche in qualche modo riformulare i concetti espressi. Allora, se ho capito bene, tu mi stai dicendo che pensi così e così. Ecco, ho capito, è proprio così. Questo è un qualcosa che aiuta tanto noi adulti a entrare bene nella testa e nelle scarpe di questi giovani. E a loro piace tanto perché si rendono conto che siamo veramente interessati a loro. È facile dirlo, è molto difficile a farsi. Ecco, poi facilitare il dialogo tra di loro, quindi non metterci noi al centro del dialogo che si crea a un certo punto, finita la fase dell'esperienza, del gioco, della dinamica, aiutare a parlare affinché si parlino tra di loro. Non è facilissimo, soprattutto all'inizio sono un po' spiazzati di questa opportunità che hanno. Di nuovo è una cosa che col tempo anche noi abbiamo imparato a fare meglio, e quindi a sederci in mezzo a loro e a far sì che si vengano sostenuti quelli che magari sono più timidi, più introversi, dando sempre loro la possibilità di esprimersi e di parlare. Magari poi non lo fanno, non lo faranno, ma intanto il nostro occhio su di loro c'è. E l'attenzione invece a frenare quelli che magari sono più propensi, ecco, a raccontare di sé e a parlare. Spesso tanti genitori ci chiedono, in varie parti del mondo ci hanno chiesto, ma voi glielo dite alla fine di tutti questi discorsi, no? Alla fine che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? La risposta è sì e no, nel senso che no, se intendiamo per dare una linea dall'alto, il diktat bisogna fare così, o peggio ancora la Chiesa dice così, perché almeno una parte di loro credo importi abbastanza poco questo, anche se tanti vogliono conoscere il pensiero della Chiesa. Invece la risposta è sì se
questo vuol dire alla fine magari di un momento di dialogo in cui hanno potuto esprimersi, in cui o loro stessi chiedono, perché di solito chiedono il parere, e anche se non lo chiedono lo si può dare con tutta anche la schiettezza, non ci diciamo sempre, abbiamo visto che è importante non nascondersi dietro a un dito, ciò in cui crediamo lo possiamo dire, ma quando c'è un ambiente come abbiamo cercato di creare, quella cosa, se viene espressa delicatamente, con quasi anche con umiltà, non so come dire guarda, noi vi diciamo il nostro pensiero, noi vediamo che è molto facile che venga accolto, che venga apprezzato, perché sono un po' cadute tutte quelle barriere che tendenzialmente invece ci sono quando l'ambiente porta allo scontro. Invece in questo caso, se sono aiutati, siamo aiutati a entrare in questa dimensione di relazione vera, autentica, che dicevamo prima, questo può cadere bene. Poi un'altra cosa è che abbiamo imparato a essere molto elastici, e quindi è successo che in particolare di nuovo con 15-17 anni ci fossero degli argomenti che interessassero in modo particolare, quindi fosse tanta la richiesta di attenzione, chiarimenti su determinati argomenti, e quindi anche lasciare da parte spesso quello che noi abbiamo in testa e dove vogliamo arrivare per assecondare appunto le loro esigenze. Quindi, come dire, non tanto avere paura che stiamo perdendo tempo, ma se ci fanno capire che è qualcosa che gli interessa in modo particolare, provare a, come dire, a chiudere il cerchio, no? a dare tutte quelle risposte di cui ci stanno facendo domande. Un'altra cosa interessante sui tempi maturativi diversi, che voi conoscete benissimo, ma soprattutto sulla possibilità di coesistenza di visioni diverse, è un valore aggiunto, cioè che serve tanto anche per noi. Io dico, noi adulti abbiamo fatto un percorso anche nostro di cambiamento, perché a volte si pensa che bisogna arrivare ad essere tutti perfettamente allineati su magari un'idea, e a volte invece si può scoprire che ci sono intanto momenti maturativi per ciascuno diverso, e che poi l'unità, l'amicizia, non prevede che ci siano delle visioni esattamente collimanti. Ci può anche stare benissimo, no? E ai ragazzi questo piace tanto, che uno dica, vabbè, comunque io non sono così convinto su questa cosa, e abbiamo visto tanti poi cambiare nel corso dei mesi, col trascorrere del tempo, e magari anche essere pronti che qualcuno magari rimanga della propria idea, però diventa un valore enorme per loro la scoperta che non siamo come, ahimè, nell'agone politico dove c'è solo sempre da darsi addosso, ma c'è la possibilità anche di rimanere amici pur avendo magari una visione un po' diversa su quell'aspetto di cui si è parlato. Ecco, sì, poi tutto quello che andiamo a offrire ai ragazzi vorremmo che fosse appunto sempre connotato da questo sguardo di stupore e di meraviglia. E di nuovo, per forza di formazione professionale, mi viene da pensare a queste sessioni che facciamo sull'anatomia e sulla fisiologia. Quanto è importante che attraverso le nostre parole, il nostro racconto, passi loro questa visione della persona. E ne abbiamo davvero visto le differenze. Io, insomma, abbiamo sentito anche tante famiglie che ci hanno raccontato di come è stato difficile, e io stessa veramente l'ho vissuta anche con mia figlia, quanto è difficile di solito a scuola affrontare appunto certi argomenti, l'anatomia, l'apparato riproduttivo, e alcuni bambini, anche ragazzi, escono da queste
lezioni con una sensazione di disagio, di imbarazzo, e invece quanto poi diversa è stata l'emozione di tutti, anche di noi adulti, che abbiamo provato appunto affrontando questi argomenti con un occhio diverso, no? E quindi cercando di contaminarci a vicenda con questo sguardo di bellezza sempre. Un aspetto che abbiamo visto che è importantissimo, che a volte tendiamo un po' a sottovalutare, è quello di, lo chiamiamo, di cercare di puntare in alto, con una grande attenzione a tutto ciò che riguarda la sfera spirituale, l'interiorità. Qui siamo, diciamo, a una fase anche precedente poi la scelta religiosa, ma è fondamentale questo aspetto che oggi spesso, soprattutto con i giovani, tende a essere perso. È uscito qualche giorno, poche settimane o giorni addirittura fa, questo studio fatto dalla Vignardi con l'Istituto Toniolo all'Università Cattolica di Milano su un campione molto interessante di giovani che si sono allontanati dalla Chiesa, giovani e giovani adulti. E da una parte vengono discusse le motivazioni e viene messo in evidenza questo allontanamento effettivo corroborato da statistiche, ma non viene meno, anzi è in aumento, la richiesta di un aiuto per la, chiamiamolo, l'area dell'interiorità, della spiritualità, l'esigenza di spiritualità. E allora bisogna trovare tutti i modi, anche noi cerchiamo, anche piccoli, a volte si tratta qualche minuto di silenzio, di fare un gioco di riflessione, insomma a seconda dell'età si possono aiutare per riscoprire che c'è questa dimensione. Tra resto, io ho visto, anche io di professione sono oncologo, e gli studi più moderni sulla prevenzione del tumore e in generale delle principali malattie di che oggi danno problemi, almeno in Occidente, le linee che ormai tutti gli studi concordano, sono attenzione all'alimentazione, attenzione all'attività fisica e attenzione all'aspetto spirituale, l'interiorità, la meditazione, lo yoga, eccetera, con fior di studi che dimostrano come la pratica di queste cose ci modifica anche a livello fisico, quindi, perché è un segno che siamo fatti per vivere, ecco, in un certo modo. Quindi con i ragazzi abbiamo visto, è molto importante. Vogliamo fare una pausa? Siete stanchi? Facciamo un pezzetto di un video che magari ci consente di, e poi abbiamo ancora un attimo di chiusura, 5 minuti. Ci siamo detti, siamo davanti a una platea di insegnanti di religione, quindi possiamo anche essere un po' più espliciti. Allora, volevamo concludere con una cosa che a noi nel corso di questi anni ha aiutato sempre tantissimo. È una lettura interessante, molto concreta e semplice, sul comportamento che ha avuto Gesù Cristo con i suoi, in particolare gli apostoli, che fin dalla prima volta ci aveva incuriosito, che l'abbiamo ascoltata. E la usiamo anche spesso nel corso di questi anni, l'abbiamo usata per formazione in queste scuole di animatori, ecco. Allora, adesso pensiamo di scorrerla rapidamente. Comincio. Allora, Gesù mette in pratica quanto poi chiede agli altri. Stamattina abbiamo già accennato l'importanza della testimonianza. Io ricordo un amico psicologo che mi dice che più volte ha avuto ragazzi che sono andati da lui per farsi aiutare sul tema in particolare di un inizio di dipendenza da pornografia, e questi ragazzi diversi gli hanno detto: dottore, però se lei dicesse qualcosa a mio padre, perché vedesse il cellulare di mio padre quanto è pieno di queste cose. Ecco, quindi la testimonianza. E Gesù interviene in aiuto dei suoi concretamente. E, sicuramente immagino anche per voi quanta fatica tante volte si faccia, no? Il dover
prepararsi, trovarsi con i bambini, con i ragazzi che molto spesso non ti danno i ritorni che vorresti. E anche a noi come tutor effettivamente costa un po' di fatica. Io ho un marito che fa i turni in ospedale e molto spesso la domenica che dedichiamo appunto ai ragazzi è la sua domenica di riposo, e tante volte ci si chiede: ma perché dobbiamo fare sta roba, non andiamo a fare una bella passeggiata in montagna? Ed effettivamente poi però ci viene sempre questa frase, no? Che qualunque cosa l'avete fatta ai più piccoli l'avete fatta a me. E allora tornare dai ragazzi guardandoli con quest'occhio, no? Come li avrebbe guardati Gesù. Da fiducia, questo l'abbiamo già detto e non lo ripetiamo, però abbiamo dalle tante impressioni dei ragazzi, questa è la benzina per loro migliore, anche per quel ragazzo che è il più difficile, anche per quello che ci sta facendo tribolare, immagino quante esperienze voi avreste da raccontare, però Gesù ha dato fiducia sempre a tutti. E Gesù lascia la libertà di decisione, e questo ormai l'abbiamo appunto sperimentato più volte. Arriviamo con i ragazzi a dire la nostra, quello in cui crediamo, no? La nostra posizione. Non l'abbiamo mai imposta, tante volte i ragazzi hanno poi scritto o ci hanno raccontato, hanno anche raccontato davanti ad altri, di essere stati poi capaci di prendere una posizione nel gruppo degli amici o a scuola, in classe, trattando poi magari argomenti che avevamo prima visto insieme appunto con il gruppo di Up2Me, quasi appunto per noi in maniera inaspettata, perché non erano nostre parole o non abbiamo dato loro roba scritta da studiare, ma si sono sentiti forti di prendere quella decisione lì. Ecco, su questo Gesù corregge, lo sappiamo, quando serve, anche con decisione. Abbiamo già detto prima che non vogliamo comunque mai nasconderci dietro a un dito, e quindi quando è necessario, soprattutto se vengono espressi dei concetti o delle notizie non corrette, bisogna intervenire. Sulla misericordia, insomma, la conosciamo e sappiamo quanto è difficile applicarla. Gesù l'ha applicata, e sappiamo bene, e quindi noi non c'è niente da fare, anche con questi giovani, anche con quello che ci fa un po' girare le scatole, ci vuole questo alla base. Sì, Gesù insegna ovunque, per noi è davvero credere che tutto il tempo che abbiamo a disposizione con i ragazzi è un tempo prezioso, quindi stiamo facendo intervallo, giochiamo una partita a pallone o abbiamo possibilità di fare due passi insieme o stiamo giocando insieme perché questo ci chiede il percorso, sono tutti momenti in cui sappiamo che loro ci guardano. E veramente i ritorni sono interessanti, perché quello che i ragazzi poi ci hanno scritto è che hanno notato alcuni atteggiamenti magari tra me e mio marito a cui noi davvero non avevamo pensato, ma che per loro sono stati significativi. Linguaggio vivo, concreto, breve, non amano i giovani le omelie, lo sappiamo benissimo, e ci caschiamo sempre, quindi è uno sforzo che anche noi vediamo continuamente va fatto per essere brevi, vivi, interessanti, ma appunto senza prediche. Che usa il dialogo, lo sappiamo bene, e appunto abbiamo provato ad accennare anche quale tipo di dialogo dobbiamo imparare sempre di più ad adottare, no? E quindi dando spazio a loro e come dire, interrompendo noi il meno possibile e soprattutto ascoltando. E chiaramente Gesù è andato controcorrente rispetto al mondo, noi vogliamo non aver timore a fare la stessa cosa. Mi sembra che fosse Giovanni Paolo II che parlava di un rispettoso annuncio, quindi di non esitare a proporre il nostro pensiero, ma con grande attenzione, delicatezza e rispetto.
E anche così sulla scia di quello che dice Paolo, su alcune tematiche siamo sicuri di quello che andiamo a dire loro e quindi diamo anche, come dire, un certo contenimento delle loro paure, delle loro ansie. Ci sono alcune certezze, sia scientifiche o derivate dall'esperienza di tanti, che possono rassicurarci che siamo su un cammino che ci auspichiamo sia li porti alla felicità e alla serenità. E quindi ci sono alcuni momenti in cui effettivamente ci è chiesto anche di dire delle cose, come dire, portando la nostra esperienza, no? Questa è la nostra autorità, ciò che davvero abbiamo vissuto, sperimentato, provato. Ecco, questo possiamo dire loro con autorità. Sintesi e in chiusura, l'insegnamento, lo sappiamo benissimo, di Gesù è tipico suo, è l'amore reciproco. Allora, alla fine ci diciamo spesso, forse cos'è importante per questi ragazzi, che si portino via quel dato scientifico, ma no, quella notizia, forse sì, forse no, ma che si portino via però che la cosa più importante nella vita, presente e futura, sarà l'importante che ci sia amore tra di loro, che imparino ad amarsi tra di loro e con gli adulti. Alla fine è questo come dire, la cosa che ci piacerebbe che si portino sempre via. E concludiamo con, vi proponiamo due, guardate, leggete questo, preso da qualche giornalista qualche giorno fa. Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono maligni e pigri, non saranno mai come la gioventù di una volta, i giovani di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra cultura. E una seconda citazione dice: la nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità, non ha alcun rispetto degli anziani, i bambini di oggi sono dei tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori, in una parola sono cattivi. Io non so, bisognerebbe fare un dibattito, ci sarà chi è contrario, chi è d'accordo, certamente fa paura un po', è una sfida quella del mondo giovanile di oggi. Però vi abbiamo raccontato una bugia, non è un giornalista che ha scritto questo, ma il primo è un'incisione ritrovata 3000 anni prima di Cristo. E l'ignoto autore diceva questo, e la seconda, poco più recente dell'altra, Socrate, 470 avanti Cristo, quindi vedete che questo ci aiuta a ridimensionare un po' i nostri pensieri. A volte, dopo aver ascoltato magari l'analisi media, la pornografia eccetera, uno dice una situazione drammatica, irrecuperabile, però lo pensavano già 3000 anni fa. E forse potremmo essere un po' più d'accordo con, io non ve lo leggo perché con questo stralcio di Aristotele, che invece era molto, molto più benevolo nei confronti dei giovani: sono aperti, sinceri, sono generosi, amano ridere e scherzare, sono capaci di azioni grandi e generose perché non hanno ancora conosciuto le cose brutte della vita. Ecco, cioè, noi speriamo di essere un po' più vicini a questa visione che non a quella precedente. Noi speriamo che sia servito a qualche cosa ciò che ci siamo detti. Siamo consci di aver balbettato, ecco, poco, però speriamo che qualcosetta magari possa essere utile nel preziosissimo lavoro che fate. Quindi grazie dell'attenzione.